È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 3. Il getto di acqua calda si scagliò sulla sua pelle fredda, causandole un sospiro di piacere. Chiuse gli occhi mentre i lunghi capelli venivano anch'essi bagnati. Le braccia erano strette al petto come per darsi maggior calore. Sentiva ancora un leggero dolore alla gola. I segni del gesto di 6735 le erano rimasti impressi sulla pelle. Un marchio che doveva farle capire che lei non doveva affatto avvicinarsi a lui, ma in cuor suo sapeva che era Harry. Ne era certa, nonostante sembrasse più scontroso e cattivo, era lui e ne era cosciente. Ripensò alla scuola e ai suoi ricordi felici del passato. Benché si trattasse della sua vita quotidiana, o almeno fino ad una settimana fa, la fecero sorridere involontariamente. Le sembrò di sentire le urla e il rumore persistente delle ante degli armadietti che sbattevano e i suoni secchi e decisi. I suoi pensieri passarono alla madre. E il sorriso sembrò scomparire. In pochi secondi si trasformò nel bel salone di casa, dai colori tenui e scuri. Le pareti erano di un color crema, a contrasto con la mobilia in legno scuro. Era seduta sul divano bianco vicino alla madre. I capelli neri della donna sembravano ancora più scuri per via della poca luce ad attraversare la stanza, mettendo in risalto però la sua carnagione lattea. Appena finita la scuola, vorrei andare in Spagna. Smorzò il silenzio. Sua madre la guardò con gli occhi curiosi e allo stesso tempo intimoriti. «La Spagna? È parecchio lontana, Lux», disse per poi rivolgere un dolce sorriso attraverso le labbra sottili. Lux riusciva a riflettere la sua figura negli occhi scuri della madre. Sembrava più piccola di quello che ricordava. «È proprio questo il punto», poggiò la mano su quelle di sua madre. «Voglio scappare via da qui e tu verrai con me». Una risata divertita fu emessa da Tiana. «E che ne facciamo di papà?» A quella domanda, la piccola Lux scrollò le spalle come se ciò non avesse importanza, causandole delle risate ancora più rumorose, e la strinse tra le sue braccia. Quel ricordo, Lux sembrò sentirlo sulla propria pelle. Sentiva ancora il calore del corpo di sua madre contro il suo e il profumo di agrumi dei suoi capelli invaderle le narici come in un'ondata di vento. Le mancava terribilmente, ma sapeva che sarebbe tornata a prenderla. I suoi genitori non l'avrebbero mai lasciata in quel luogo a marcire. Cercava di convincersi, ma era pur sempre una speranza a cui aggrapparsi. Avvolse il corpo con l'accappatoio viola che trovò piegato in maniera perfetta nel piccolo armadio che le era stato concesso. Nonostante si sentisse prigioniera, sembrava non l'avessero privata dell'umanità che c'era in lei. Nell'armadio vi erano anche delle divise a tinta unita, di vari colori, con della biancheria intima coordinata per ogni divisa, gli unici indumenti che in quel luogo erano concessi. L'essere così precisi e questa punta di perfezione la facevano sentire a disagio, ma almeno sapeva di non dover vivere con delle vesti sporche. Uscì così da una delle tante docce, mentre il vapore si estendeva per l'intero bagno, grande abbastanza da poter ospitare 20 persone. Si accorse di aver perso davvero tanto tempo sotto la doccia quando davanti alla sua visuale si mostrò una ragazza intenta a tirare su la cerniera della divisa. Quando era entrata nei bagni si era assicurata che non ci fosse nessuno, eppure sembrava che invece non fosse sola. La ragazza aveva la pelle olivastra e nonostante la poca luce e le nuvole di vapore era facile da notare. I capelli lunghi e marroni le ricadevano sulle spalle mentre delle gocce d'acqua scivolavano dalle punte al pavimento. La ragazza alzò lo sguardo, rivolgendo un sorriso a Lux. «Tu devi essere 8326», disse continuando a sorriderle. Gli occhi altrettanto scuri sembravano luccicare. «Piacere di conoscerti. Io sono 20085». La cordialità di quei ragazzi era quasi sconvolgente. Del resto erano tutti criminali, o almeno così aveva sospettato Luxia. «Lux,
la corresse con una nota di disappunto. Non ti avevo vista, scusami. E il fatto che 2085 avesse smesso di vestirsi la metteva in imbarazzo. La ragazza sfoggiava un fisico slanciato, quasi da modella, se non fosse stato per la lunga cicatrice a squarciare la pancia in due. Si vede proprio che sei nuova. Rise per poi finalmente chiudere la cerniera. Come mai ti hanno rinchiusa qui? Fece passare le dita tra i capelli, togliendo alcuni nodi. Cosa hai fatto? La domanda era stata posta con così tanta naturalezza che Luxia quasi non credeva di stare avendo quella conversazione. Di certo, 2085 doveva essere lì da molto tempo per poter parlare in maniera così schietta e senza farsi alcuni sensi di colpa. Dicono che ho ucciso i miei compagni di classe, ma io non me lo ricordo. Borbottò per poi iniziare a vestirsi. I capelli bagnati le si appiccicavano alla nuca, dandole un enorme fastidio. 2085 scrollò le spalle. Nessuno se lo ricorda, ma se siamo qui un motivo ci sarà, non credi, Lux? Adesso la ragazza si trovava appoggiata al muro, con le braccia al petto a guardarla in viso. Io ho ucciso mia sorella. Dicono che ho finto un'aggressione e mi sono tagliata la pancia per mettere in scena tutto. E dopo quella confessione, distolse lo sguardo verso le docce vuote, illuminate dalle lampadine poste sul soffitto alto. Beh, devo essere proprio pazza per aver fatto una cosa del genere. E rise piano. Ma Lux riusciva a sentire una certa tristezza e rabbia nella sua voce e nei suoi gesti, ma non poteva capirla appieno. Era la prima volta, dopo giorni, che Luxia mangiava per davvero. I suoi bocconi erano grandi e masticava di tutta fretta, pronta per un'altra forchettata di polpettone. Non che la pietanza la facesse impazzire, ma stava letteralmente morendo di fame. La mensa era composta da vari tavoli rettangolari, posti tutti al centro della sala. Essa era colorata allo stesso modo della sala ricreativa, solo con colori diversi e radiamento diverso. Delle ampie finestre si trovavano esattamente dietro ai tavoli, in modo che l'intera stanza potesse godere della luce notturna, mentre degli infermieri servivano i ragazzi e facevano avanti e indietro dalla cucina attraverso una porta che si trovava alla destra di Lux. Dovresti andarci piano o rischierai di affogare? La canzonò 5819. Oh, piantala, non vedi che ha fame? La difese 2085 giocando con il contenuto del suo piatto. Allora dovresti seguire il suo esempio, Ailey, disse Luis marcando il tono della voce sull'ultima parola. 2085 ci pensò su per qualche minuto. Non credo sia quello. E prima che Lux potesse chiedere spiegazioni su quella conversazione, un altro ragazzo prese posto accanto a lei. La guardò per qualche secondo, notando la sua espressione confusa. 2085 non ricorda il suo nome. E 5819 si ostina a chiamarla con tutti i nomi possibili sperando di azzeccare quello giusto, spiegò girando la forchetta tra le dita. Le labbra sottili erano incurvate in un sorrisetto. 7951, in caso te lo stessi chiedendo. Sentì le guance avvampare e si sentì in imbarazzo. Possibile che il suo viso facesse trasparire anche i suoi pensieri? Come fai a non ricordarti il tuo nome? Chiese schiarendosi la voce e riportando lo sguardo su 2085, che a sua volta rivolgeva un sorriso a 7951, probabilmente affascinato dalla sua bellezza. Del resto non era rimasto indifferente nemmeno agli occhi di Luxia. I capelli marroni erano tirati su in un ciuffo appena visibile, la pelle chiara e candida, se non per alcuni nei visibili solo da vicino e posizionati sulle guance. Sembrava avere anche un fisico atletico. Sono qui da tanto tempo. Dopo tutti i trattamenti con la Grimbel, non ricordo quasi nulla del mio passato, disse guardando Lux. Solo il nome di mia sorella, Skylar. Giocare con il cibo non ti aiuterà a ricordare, Sara, azzardò Luis guardandola con gli occhi chiusi in due fessure. E fu 7951 a rispondere al suo posto. Non credo, non alla faccia di una che potrebbe chiamarsi Sara. Oh, taci, Dave! Lux non riusciva ad immaginare come poteva sentirsi 2085. Non riusciva ad immaginarsi come un numero e costretta ad essere chiamata con nomi diversi per ricordarsi qual era il suo vero nome un tempo. Ma le risate che si erano create tra i ragazzi e le chiacchiere tranquille le fecero pensare che probabilmente la ragazza aveva smesso di dare peso alla cosa.
Del resto non avrebbe potuto far nulla per cambiare ciò che le era accaduto. Lux ci provò con tutte le sue forze, ma finì ugualmente a fissare Harry, che si trovava a qualche tavolo più lontano dal suo. Ogni tavolo era composto da un gruppetto di ragazzi che si intrattenevano come meglio potevano, ma Harry era solo e ormai aveva capito che tutti in quel luogo avevano paura di 6735. Si portò istintivamente le mani alla gola, percependo ancora le dita gelide del ragazzo sulla propria pelle, mentre tentava di soffocarla con un sorriso stampato in viso. Iriccio teneva la testa bassa con gli occhi puntati sul piatto e le braccia incrociate sul tavolo. Era difficile cercare di interpretare il suo stato d'animo. Non lo aveva mai conosciuto sul serio e in quel luogo sembrava ancora più diverso. Dave seguì con lo sguardo la direzione in cui guardava Lux. «Non vorrei dirmi che hai ancora intenzione di parlargli», disse ridendo piano. «Tranquilla, ci siamo passati un po' tutti e alcuni sono anche morti». Lux lo guardò con grande sorpresa, ma prima che potesse parlare prese parola Luis. «Ha ucciso un solo ragazzo qui dentro e vi ricordo che quando l'ha fatto è stato male». 2085 guardò Luis con la bocca spalancata. «E tu lo difendi pure?» Alcune ciocche di capelli le coprivano il viso. «Credo solo che in fondo siamo ancora umani, Rachel», le fece l'occhiolino 5819. Un sorriso si formò sulle labbra della ragazza, ma dopo pochi secondi sparì. «Nemmeno Rachel», sospirò. «Comunque Luis ci ha detto che conosci 6735», affermò guardando Lux, che sembrò per qualche secondo irrigidirsi. Scrollò le spalle. «Mi sono sbagliata, non lo conosco». Non sapeva esattamente perché aveva mentito loro, ma in parte credeva davvero di non conoscerlo. O semplicemente non si fidava, ma credeva di dover custodire il ricordo di quel giovane ragazzo dagli occhi cerulei e il sorriso sincero, solo per sé. Gli occhi si posarono nuovamente su Harry. Ci vollero pochi minuti affinché il ragazzo alzasse il viso e quando lo fece il suo sguardo si incastrò con quello di Luxia. Si guardarono per pochi minuti, ma fu abbastanza da capire che qualcosa in quel ragazzo era cambiato. Abbastanza da farle capire che lui non era più soltanto Harry. Fu in quel momento che Lux si alzò per raggiungere il riccio.